Buongiorno a tutti, sono Egidio Ceseppi, un insegnante di arte e un pittore. Soprattutto in questo ultimo periodo ho pensato di trovare un nome che desse un significato al mio modo di dipingere, l'espressionismo surreale. L'espressionismo intendo deformare la realtà e attraverso una tecnica pittorica che dal figurativo può spingersi fino all'informale esprimo il mio mondo interiore e i sentimenti. Con il surrealismo do sfogo alla mia realtà visionaria che prende forma nella pittura e ha origine nell'immagine mentale, in movimento tra passato, presente e futuro. Compie associazioni, sovrapposizioni, risente di sensazioni fisiche e in movimento nel tempo e nello spazio. Dunque, perché non riprendere questo movimento nell'arte? Secondo questo modo di dipingere, l'immagine resta aperta e non può essere definita all'interno di connotazioni figurative ben precise. Essa diventa evocativa, allusiva. Ora il fruitore dell'opera non resta vincolato all'idea mentale dell'artista, ma è libero di muoversi secondo un percorso individuale, fermato all'interno di un circuito impresso sulla tela dall'artista.